Siamo qui con il presidente Tommaso De Palma della festa patronale di Giovinazzo, dedicata alla Madonna di Corsignano, e chiediamo a lui un resoconto della festa e poi dei saluti speciali a tutti i cittadini di Giovinazzo. Prego. Per quanto riguarda il resoconto ce ne sono due, uno sarà quello economico che a breve pubblicheremo e quindi ognuno potrà leggersi i numeri e magari divertirsi un po'. Poi invece c'è il resoconto quello del cuore, quello delle persone, delle tante pacche sulle spalle, dei ringraziamenti, degli apprezzamenti, anche di qualche critica perché è giusto che ci siano anche quelle. E quindi io sento di poter fare un bilancio, ritengo, abbastanza positivo. Perché credo che Giovinazzo in tante cose in questi 2 anni abbia fatto anche tendenza, non solo per la nostra città ma anche per gli altri paesi. Quindi quello che scrivono i giornali penso che sia abbastanza vicino al vero, per questo ritengo di aver operato per la città, di aver operato per Maria Santissima di Corsignano e soprattutto di aver operato anche per recuperare un certo spirito della festa, della collegialità e della comunità. E per fare questo io ringrazio tutti perché non sarebbe stato possibile portare a termine questa impresa importante se non ci fosse stata la collaborazione di tutti quanti i cittadini, giovinazzesi e non, tutti quelli che hanno avuto il piacere di venirci a trovare ed è a tutti questi e a tanti altri che per tanti motivi non sono potuti magari venire, penso a tanti amici nelle terre lontane o a chi non sta bene, che io li saluto di cuore augurandogli grandi fortune e soprattutto augurandogli di poter vivere le stesse sensazioni che ho vissuto io da presidente, ma soprattutto da cittadino e da innamorato autentico di Maria Santissima di Corsignano.